Partiti, si impenna l'uscita dalle gabbie Brigant Girl, che comunque è vicina. Parte bene Alex Griff, che si porta in vantaggio nei confronti della favorita Zip Line. Seguita la sua scia da Fast Money, più all'interno c'è anche El Tabal, poi May Now Troviamo ancora Trifena, Christopher. Yes, we can. Cavallo di fuoco. A chiudere il gruppo c'è anche Golden Stella e Brigant Girl che ha recuperato qualche posizione. Siamo a tre quarti della piegata con le posizioni che non sono cambiate. Con Zip Line che va subito a premere su Alex Griff, Fast Money che si presenta subito cattivo. Più all'interno troviamo My Now, poi El Tabal, cavallo di fuoco al Centro della pista ci prova anche Trifena che adesso sposta a 400 metri dal traguardo con Fast Money che è l'unica ancora non richiesta rispetto a tutti gli avversari. Con Alex Griff ancora in vantaggio, attaccato da Fast Money. Finisce forte anche Golden Stella, ma Fast Money preme su Alex Griff e passa definitivamente in vantaggio. Il grigio che se ne va. Fast Money che adesso deve pararsi dall'affondo di Golden Stella che finisce a velocità doppia. Golden Stella va a prendere Fast Money e sul traguardo. I due sono molto vicini. E dobbiamo avere il replay basso per capirlo ancora meglio perché sembra che Golden Stella abbia rimontato passo palmo dopo palmo, ma Fast Money era comunque rimasto in quota. Rivediamole le battute finali, gli ultimi 50 metri e, e Golden Stella che finisce veramente a velocità doppia, ma Fast Money è riuscito a salvare almeno una testa di vantaggio nei confronti proprio di Golden Stella per il terzo posto Mainau. Solo quinta la favorita Zip Line, ma vince per la prima volta in carriera Fast Money un figlio di Zebede. Al quarto tentativo dopo 3 Maiden, è arrivata la vittoria da Declassato. Ricordiamo che in sella c'era Salvatore Basile. Il training è quello di Mario Giorgi. I colori sono quelli di Mario Sansoni. Buon secondo posto per Golden Stella, davvero un buon appiazzamento. Un buon Serrate al terzo. Mainau.